Accidenti, che posto fantastico! Questo qui che cosa fa? Io quello non lo toccherei. Nemmeno quello! E questo qua, invece? Quello decisamente no! Per favore, Ben, stai un po' fermo, così possiamo capire che cos'hai che non va. Non ho proprio niente che non va, io sono eccezionale! È chiaramente qualcosa di anomalo. Non è come al solito, lui... Dov'è finito? Ah, è sparito di nuovo. Espulsione del nucleo in 10, 9, 8, 7... Ben! 6, 5, 4, 3... Ecco, sai se ci sono dei giochini? Rook, devi tenere d'occhio Ben finché non capiamo che cosa fare. Mi scusi tanto se mi permetto, signore. Io sono già in difficoltà col Ben adolescente. Non ci sarebbe un altro che conosce meglio questa versione? Io? Quindi mentalmente ha 11 anni? Gwen, sei veramente tu? Ma guarda, sembri ancora una secchiona. E tu un idiota. Calma, Gwen, non lasciarti innervosire. Ora sei al di sopra di queste sciocchezze. Ancora non riesco a capire perché sei qui, Gwen. 5 anni fa Ben mi ha detto di venire a cercarlo in questo preciso momento. Ero sul punto di non farlo, ma sembrava molto serio. Non sembrava affatto lui. Beh, non come lui a 11 anni. Non sono stato io. No, sul serio, non sono stato io, Gwen. Non so di che cosa stai parlando. Non sarà che il suo cervello da 16enne è stato mandato indietro nel suo corpo da 11enne? Una specie di scambio di cervelli cross-temporale? Ma noi non lo ricorderemmo? Voglio dire, io ricordo che mi ha chiesto di trovarlo. Ah, non lo so. Quando si parla di viaggi nel tempo mi viene sempre mal di testa. Non ricordi nient'altro? Solo che mi ha chiesto di portarlo da Mr. Smoothie. Da Mr. Smoothie? Che schifo! Tu sei un gran fifone, Paradox. Solo perché tu non hai mai approfittato appieno del potere del crononavigatore, non dovrei farlo io? Sì, ma nelle mani di chiunque altro potrebbe provocare danni al flusso temporale, oppure distruggere il tempo e perfino la causalità. E comunque sia, non potrei darti il crononavigatore nemmeno se desiderassi farlo, perché in realtà io non ce l'ho. No, non ce l'hai, giusto? Sei molte cose, Paradox, ma non sei certo un bugiardo. Esattamente. Ora, se fossi così gentile da liberarmi da queste manette, me ne andrei. Che fretta c'è? Abbiamo tutto il tempo del mondo.